Ciao Ciuruspi, sono ancora vivo. Mi dispiace, non ho più potuto fare video per tutto questo tempo per una serie di motivi, di impegni che ho avuto. Quello principale è stato il fatto che ho deciso di sistemare una casa, questa qua in cui mi trovo. Mi sto anche trasferendo, mi noterete in un ambiente un pochino diverso da quello da cui siete abituati a vedermi. Sto appunto sistemando questo luogo per creare un B&B che è quasi ormai giunto al termine. Se per caso voleste venirmi a trovare qua a Busca, volete venire stare un po' qua con Cupa, o semplicemente siete curiosi, volete dare un'occhiata, qua sotto ho messo i link in descrizione della pagina Facebook e Instagram e dell'annuncio su Airbnb. Un altro dei motivi è perché sì, ho anche cambiato la macchina fotografica. Ho preso una Sony Alpha 7, però purtroppo non aveva il monitor reclinabile, quindi non potevo vedermi. Visto che faccio sempre i video da solo, non capivo se sono a fuoco, se sono inquadrato bene, sono fuori campo. Quindi ho dovuto aspettare ancora un attimino prima di potermi comprare un monitor per potermi vedere e capire cosa stavo registrando. E poi questa macchina registra anche in 4K, quindi posso anche, volendo, croppare l'immagine. Ad esempio posso fare questo, adesso sono più vicino, più lontano, più vicino, più lontano, va bene, adesso basta, va bene così, non esageriamo. Ho avuto anche altri, sono successe un sacco di cose, ci sono stati tanti cambiamenti nella mia vita personale, diciamo, di cui potrei magari parlarvi se vi interessa, magari dopo un po' di tempo che ho sistemato ancora altre cosine. Nel mio canale semplicemente Cupalink. Ma adesso veniamo a noi, parliamo di cose che ci riguardano. Volevo dirvi e discutere un attimo di quello che sta succedendo un po' in tutto il mondo videoludico, specialmente Nintendo. È stato presentato un pochettino di tempo fa Google Stadia, un modo di giocare in streaming che secondo me è una figata, perché questo ci permette di non dover più acquistare tutti questi giochi o doverli scaricare, aspettare un sacco di tempo, ma giocare nell'immediato appunto in streaming. Però bisogna avere anche una buona connessione, questo potrebbe essere ancora uno dei limiti che porta a volerci ancora un po' di tempo per usufruire appieno di questa tecnologia, specialmente qua in Italia che siamo ancora un po' scarsini, ci manca ancora la fibra. In diversi tanti paesi manca, e poi la qualità è ancora anche non il massimo. Però il bello, la cosa più bella che mi ha attirato è il fatto di poter prendere, iniziare a giocare un gioco che stiamo guardando su YouTube, magari da un YouTuber che ci piace, come potrebbe essere Cupalink, non lo so, magari così un nome a caso. Quando sta giocando in quel determinato punto in cui state vedendo, a me pare di aver capito che funzioni così, vedendo questo videomaker che sta giocando questa partita, voi potrete iniziare a giocare a quel gioco esattamente in quel punto, ovviamente in base ai giochi che sfrutteranno questo sistema di Google Stadia in streaming. Invece, per quanto riguarda Nintendo, dopo la presentazione di Google Stadia, ha dichiarato il presidente che questa tecnologia è molto interessante e che secondo lui potrebbe essere il futuro. Potrebbero smettere di produrre hardware e concentrarsi solamente sul software. Poi ha fatto apprezzamenti per quanto riguarda il gioco in streaming, e però secondo me Nintendo non ha la infrastruttura, non ha la capacità di stare dietro a grandi industrie come Microsoft o Google. Stavo pensando un'altra cosa. Nintendo con Nintendo Switch sta cercando di portare l'approccio del gioco in modi più disparati. Puoi giocare in modalità portatile, sulla TV con la Dock Station, utilizzando Joy-Con, collegati alla console, scollegati, connettendosi con altre Switch in modalità portatile, fissa. Insomma, un sacco di modi diversi. Poi ha presentato e ha fatto uscire da poco tempo fa la modalità di gioco VR con i Toy-Con. La console non permette di usufruire la realtà virtuale con una qualità abbastanza elevata da fare delle sessioni di gioco con dei giochi più immersivi, di spessore. L'ha fatto uscire questo qua secondo me per testare il territorio, non solo secondo me ma secondo tante persone. Quando è uscito Oculus Quest, una console e un visore con dentro tutto il contenuto hardware che ti permette di giocare senza avere un altro pezzo di hardware, di console collegato a questo visore sulla testa e poter giocare in modalità portatile, diciamo, senza i vincoli di altri apparecchi collegati, ho detto, ma
Nintendo facesse uscire una console, magari questa Switch Pro di cui si sta parlando da parecchio tempo nei rumors, che però non dovrebbe più essere una Switch Pro ma uscirà soltanto più una Switch Mini, e la Switch Pro sarà semplicemente la prossima console Nintendo, se si dedicasse a costruire un sistema, un hardware che funzioni con una capacità di calcolo superiore, ovviamente è un modo di usufruire della realtà virtuale, una buona qualità, magari anche se fosse come quella di Oculus Rift o di HTC Vive, quello basic, sarebbe comunque un buon risultato e permetterebbe di giocare a molti più giochi rispetto a questi qua semplici che sono usciti del VR Nintendo. Però nello stesso tempo continuare a utilizzare la console come lo è Nintendo Switch, nella stessa formula che secondo me è geniale, perché puoi giocare in modalità portatile e casalinga nel modo classico, che nel senso che guardi sullo schermo e pigi i tuoi tasti. Pensa un po' se quell'oggetto ti permettesse di poter giocare in modo comodo, pratico, una qualità discreta da poterti godere buone sessioni di gioco, diciamo anche giochi di un livello più rilevante in modalità VR, io l'acquisterei subito. Adesso chiudiamo questa parentesi, grossa parentesi dell'hardware e del futuro delle console Nintendo. Nel prossimo video cercherò di esserci perlomeno entro l'11 o subito dopo e fare un video dedicato. Spero di farne anche qualcuno prima, però spero, quasi sicuramente farò un video dedicato alle tre Nintendo. Tra l'altro sono proprio curioso di vedere se Nintendo e Microsoft annunceranno questa tanto discussa e rumoreggiata partnership. Qualcosa si sta muovendo comunque, perché abbiamo visto che è appena uscito Cuphead su Nintendo Switch, che era un'esclusiva Microsoft, quindi potrei anche sbagliarmi sul fatto che Nintendo potrebbe non avere le capacità per avere una buona infrastruttura per il gioco in streaming, ma perché sì, potrebbe semplicemente appoggiare a Microsoft, che da questo punto di vista tra le tre console principali direi che quella messa meglio. Adesso vedremo anche Google Stadia come sarà. Prima di lasciarvi, volevo ancora dirvi che mi piacerebbe creare una mia stanza personalizzata per il gaming, per il mondo cinematografico, fotografico, dove poter giocare, fare i let's plays. Però mio papà qua adesso nel B&B vuole fare un'attività di trattamenti shiatsu. Finché io non avrò la disponibilità economica per sistemarmi un po' bene, comprarmi un bel divano, una libreria per mettere tutti i miei giochini, adesso li piazzerò in questa stanza un po' alla cavolo, che utilizzerò anche come ufficio per i miei clienti, per fare, perché io faccio anche video, ho fatto comunque ancora dei video o dei servizi fotografici per dei clienti o al di fuori di questo mondo youtuberoso. Quindi volevo poi comprarmi anche un bel monitor, magari OLED, un bello schermone, bello grande. Sarebbe questa stanza qua. Io ho dato io le tinte, come in tutta la casa, a parte in alcuni punti dove mia mamma mi ha aiutato. Lei si è occupata specialmente dell'arredamento. E vi ripeto, se volete dare un'occhiata, potete guardare qua sotto nei link in descrizione. E per ora è tutto. Ci vedremo in un mio prossimo video, il prima possibile, spero. Grazie per la visualizzazione e a presto! Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now! Ah, date anche un'occhiata alla mia pagina Facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti. Adesso collego all'altro video, questo serve per me, non lo carico, lo collego all'altro video. Boh.